Gentili telespettatori, a voi tutti il più cordiale saluto e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di incontro con quest'oggi abbiamo nostro gradito ospite, un ricercatore storico, autore di un libro assieme a Dante Rec, La notte della valle. Allora saluto il professor Daniele Gazzi. Buongiorno Gazzi. Buongiorno, Dunque, buongiorno. abbiamo anticipato un ricercatore storico, una vita dedicata all'insegnamento di materie letterarie, poi la pensione e quindi ha avuto modo e tempo per approfondire alcune ricerche storiche, tra le quali quella che ha portato alla scrittura del libro La notte della valle, nella maledizione di un prete. Eccolo qui, si tratta di un libro molto corposo. Sono oltre 600 pagine che lei ha scritto appunto in collaborazione con Dante Rec sulla Valle di Serenna. È una ricerca storica molto molto articolata e complessa. Da dove parte? Perché questa idea, Gazzi? Allora, mi permetta intanto di ringraziare per questo invito che è tanto più gradito quanto è giunto inatteso. Ma siamo ben felici di poter parlare di questa iniziativa. Ho usato il plurale perché in studio si vede una sola persona, ma in realtà il libro è frutto del lavoro di due persone e la spinta a scrivere questo libro, il merito va tutto a Dante Rec, che oggi purtroppo non può essere presente perché è influenzato e sta a casa bevendo latte e miele, secondo i metodi tradizionali. È stato lui a stimolarmi, sapendo della mia passione per la civiltà contadina in genere a fare questo lavoro e siamo partiti nel 2014 con delle interviste e un po' alla volta abbiamo ascoltato le storie di vita di quelli che sono gli ultimi protagonisti della valle, perché al momento la valle non è completamente spopolata, ma raggiunge a malapena una trentina di persone. La notte della valle, quindi questo, la notte nel senso di spopolamento di questa splendida valle che ha però delle radici storiche profonde. Voi siete partiti proprio da questo, dalla storia, giusto, Gazzi? Sì, è uno spopolamento che accomuna un po' tutti i nostri le nostre realtà montane, ma nella valle è stato particolarmente accentuato. E perché la notte? Il titolo intende soffermarsi proprio su questo elemento di crisi, di rarefazione, di scomparsa delle attività antropiche e anche in parte degli animali. E siccome nel momento ci sono dei segnali però che si può uscire dalla notte, no? Perché noi tutti quando andiamo a dormire abbiamo Certo, la speranza poi di di poter. Ecco, ci svegliarci. sono dei segnali in questo senso. Ci è parso giusto, anche per dare un contributo a questa fuoriuscita dalla notte, puntualizzare un po' queste vicende. Il libro, dato quindi è riconosciuto il merito a Dante che lo ha, diciamo, stimolato, in realtà intende esprimere un fenomeno di carattere più generale. Noi riscontriamo in tante comunità che quando finisce la memoria orale, con la scomparsa dei protagonisti, avanza la memoria scritta. E abbiamo un fiorire di tante storie delle nostre vallate. Questo processo era in corso anche nella Valle di Serin. Due tra i suoi rappresentanti più noti, all'età di oltre 60 anni, hanno avuto il coraggio di prendere la penna in mano e con quella di fare la fatica di mettere giù qualcosa nella carta. Questo
che è stato poi tradotto in pubblicazione oppure è rimasto sulla carta, Gaddi? Qualcosa è stato anche pubblicato, qualche quaderno è stato anche pubblicato, ma la maggior parte sono, diciamo, rimasti nella cerchia familiare. Allora, questo processo noi l'abbiamo rinvigorito ascoltando gli ultimi protagonisti con le storie di vita e riportandole. Ciò che va sottolineato è che c'è un elemento particolare per cui il libro ha una valenza importante. La valle, nel corso della sua storia, ha lasciato due immagini fondamentali. Dobbiamo dire che la storia della valle non è molto lunga, contrariamente a quanto si pensa, perché la possiamo far risalire ai primi del 1700. Quindi è il caso di una vallata il cui insediamento è abbastanza recente, se confrontato con altri insediamenti montani, no? Basti pensare che a metà del 1750 c'erano 50 famiglie e poco più di un centinaio di persone. Dedite all'agricoltura e alla pastorizia, immagino. Ecco, e soprattutto all'allevamento. E si sono trasferiti da Serin con un processo che possiamo dire di gemmazione e sono andati a risiedere stabilmente nella valle. E nella valle hanno saputo costruire case pulite, dice il prete di Serin nel 1862, quando fanno la domanda per ottenere una chiesa, perché fino allora erano parrocchiani di Serin, della parrocchia di Serin, certo, e non avevano una loro chiesa propria. Allora, nella domanda che il parroco di Serin fa al vescovo per sostenere la causa, esce un'immagine della valle straordinariamente positiva. Dicono, hanno costruito case, hanno domato le annose selve, perché insomma il linguaggio era quello, hanno ampliato i pascoli, hanno saputo curare i prati, certo, e soprattutto, dice, hanno saputo crescere e moltiplicarsi. E gli mancava il luogo di culto, insomma. Ecco, e questo portava come titolo di merito le 1200 persone che c'erano in quegli anni là. 1200 persone nella valle di Serin. Di Serin, precisamente. Siamo a metà dell'Ottocento, vero? 1862. Quindi. È stato questo il picco della popolazione in valle di Serin, oppure poi ci sono fine anni 80, 1880, sì, diventeranno 1300. Poi la tradizione orale parla di 2500, ma allora bisogna precisare che la valle geograficamente parte da Serin e arriva fino al Grappa, ma dal punto di vista, diciamo, amministrativo, quella che si intende come frazione parte un po' più in dentro e precisamente in località Al Cristo. Allora i 2500 si raggiungono a fatica, perché secondo i dati che ho visto al massimo arriviamo a 2000, comprendendo l'intera popolazione di valle. È okay, comunque certo, una buona cifra. Mi perdoni Gaddi, mi viene spontaneo, e tutte queste case, 2500 abitanti, oggi sono 30, sono state abbattute, sono ancora lì disabitate? Perché voglio dire, a tutti verrà la curiosità, no, della valle di Serin. Per esempio è molto che non ci vada una splendida valle, ma sì, tutte queste case che fine hanno fatto? E sono in gran parte abbandonate, in gran parte abbandonate, in minima parte è in atto, sono stati fatti dei recuperi, sono in atto processi di recuperi, specialmente da persone che o sono ritornate in valle, nativi che sono emigrati e poi sono ritornati, o anche da nuovi fruitori, come sono ad esempio persone che vengono dalla pianura sostanzialmente. Ma gran parte di queste sono abbandonate, in qualche caso anche crollate. Ed è questo un aspetto che colpisce chi passa per la valle. Io frequento molto, amo frequentare la valle del torrente Rimonta, che è una valle che inizia alle spalle di Lentiai, quindi ha una situazione abbastanza simile a quella di Serin.
E lì non si nota questo abbandono. I nuclei sono ancora ben tenuti e molti sono vitali. Quindi nella valle di Seren c'è stato un processo più profondo che ha agito e ha fatto sì che la valle sia stata proprio del tutto spopolata. Allora, questo processo può essere ricondotto a una maledizione geologica. Lì si parla di una maledizione geologica e sulle scie, ad esempio, della ricostruzione che ne ha fatto il geologo Danilo Giordano, che riesce con semplicità a esprimere anche elementi che sono piuttosto complicati, ha ricostruito il processo di formazione della valle, no? La cui disgrazia nasce proprio in quei tempi lontanissimi, perché era una conca marina, no? Per cui quando c'è il fenomeno dell'innalzamento di questi monti, mentre ai lati c'era della sostanza corposa e quindi si innalzano queste catene forti, nella conca c'era poco materiale e quindi è sprofondato. No? E quindi la valle di Seren è stata una valle che ha goduto di pianori, di declivi dolci per un periodo breve e poi è stata sprofondata. Senta Ghezzi, ci diceva che questo lavoro è partito nel 2014. Sì. E quando lo avete ultimato? Perché c'è stata una serie di interviste che avete fatto con la popolazione, assieme anche delle fotografie. Quante interviste e quante immagini? Allora, le interviste sono una quarantina di persone e le immagini sono oltre 500. Allora, il libro è corposo anche per questa ragione, perché io mi sono occupato, in qualità della mia professionalità, diciamo, della scrittura, ma delle fotografie si è occupato Dante, il quale, da innamorato della valle, ha sviluppato una passione per la fotografia, perché per lui la fotografia è fermare il tempo e quindi fermare la vita della valle. No? E quindi il percorso fotografico è, diciamo, tutto merito suo. E qui ci sono delle fotografie anche storiche, no? delle persone, dei paesaggi, veramente anche per chi non conosce la Valle di Seren è sicuramente interessante. Senta Ghezzi, lei ci ha segnalato, tra l'altro, una fotografia che trovo a pagina 523 di una signora. Sì. Possiamo vederla in sovrimpressione. Lei ci teneva molto a commentare questa foto. Sì. Cosa rappresenta questa foto? Questa perché, foto Ghezzi? Perché vede la valle ha avuto queste due immagini ed è stata letta in due modi. Allora, il primo può essere che se noi guardiamo questa immagine e vediamo i vestiti, che sono vestiti un po' dimessi, no? La carriola con quel letame in primo piano che richiama questo mondo animale, no? E richiama la miseria. Se vediamo lo sfondo poi, che è uno sfondo prativo e richiama appunto le fatiche, eccetera, la lettura che può essere fatta di questa immagine e che è stata fatta della comunità di valle è una lettura che richiama miseria, richiama arretratezza, richiama povertà, richiama stenti. È una lettura in negativo. Ma se noi guardiamo gli occhi di questa donna, che è la Luzia, che guarda fissa con intensità l'obiettivo del fotografo, che per lei doveva essere la storia, no? Cos'è questo? È la storia che mi viene a cercare. Certo. Colpisce la dignità di questo sguardo, no? Cioè il senso di sapere di aver fatto una cosa estremamente grande e grandiosa in un contesto difficile. E la decisione anche, mi sembra di cogliere, no? È come se dicesse, noi qua siamo venuti, abbiamo trasformato le annose selve, abbiamo ampliato i pascoli, abbiamo curato i prati. Cioè,
certo. viene fuori quell'immagine Chiaro. Positiva della civiltà, che in valle non è riuscita a diventare dominante. Certo, un'immagine positiva, quindi non solo la notte della valle, il senso è questo. Sì. Gazzi, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Questo volume, La notte della valle, dove possiamo eventualmente reperirlo? Perché attraverso le sue parole, insomma, la curiosità evidentemente è emersa. Sì, allora dobbiamo dire che la nostra fatica ha avuto una degna conclusione, perché il gruppo DBS, in cui il fulcro è De Boni Silvio, la tipografia di Rasai, ha accettato la scommessa economica, okay. ha accettato di fare il libro. Noi con le nostre forze non ci saremmo arrivati certamente. E quindi il libro si può trovare nella tipografia appunto DBS. Ci tengo a dire che quando si entra in questa tipografia c'è un articolo di giornale, no? Il cui titolo dice, no? Noi resistiamo grazie ai libri di montagna. E Silvio è stato coerente. E la ringraziamo molto. Questa scommessa. La ringraziamo molto. È stato un piacere fare la sua conoscenza a Daniele Gazzi, anche quella di Dante Rec, che non è qui nei nostri studi. La ringraziamo moltissimo per essere intervenuti a questo appuntamento. E a voi tutti, gentili telespettatori, l'appuntamento è rivolto alla prossima occasione di incontro con...